Siamo qui con il prefetto di Lecce, Sua Eccellenza Palomba, una giornata bellissima, una manifestazione che unisce i valori dell'amicizia con i valori, insomma, dello sport. Direi proprio di sì, sì. Sono valori su cui bisogna puntare, ma soprattutto bisogna puntare dai ragazzi che sono il futuro della nostra nazione. Penso che lo sport sia il miglior veicolo, appunto, per veicolare regole, amicizia, solidarietà, e la presenza dell'UNICEF ne è una testimonianza. Quindi in questo senso dobbiamo lavorare tutti, perché appunto dobbiamo lavorare sul futuro, i giovani sono il nostro futuro ed è fondamentale, appunto, che manifestazioni come queste uniscano in momenti così delicati ragazzi che provengono da varie nazioni. Lei ha anche detto nel suo intervento che è un appassionato di sport e di calcio in particolare. Io a questo punto non posso esimermi dal chiederle la sua squadra del cuore. Io sono napoletano, oggi sto in vetta alla classifica, quindi sono tifoso del Napoli. Possiamo dire la parola scudetto, non diciamo nulla. Dopo il 13, che per noi ovviamente lei conosce la cabala napoletana, vedremo quello che succederà il 13 nello scontro Juventus-Napoli. Lo aspettiamo con ansia. La ringrazio. Siamo qui con il sindaco di Poggiardo e con il giovane assessore allo sport Alessandro Carluccio. Sindaco, una giornata, una manifestazione bellissima, vedere tutti questi bambini che gremiscono la tribuna del vostro campo sportivo, credo che sia un grande motivo d'orgoglio per lei. Sì, quasi 20 consigli comunali dei ragazzi, tantissimi colleghi sindaci, assessori, l'UNICEF, importantissimo tassello di un percorso meraviglioso, che è quello che unisce lo sport, il calcio, il fair play, lo stare in campo con passione, anche con agonismo, però sicuramente con quella voglia che è tutta dei ragazzi, dei nostri giovani, di potersi confrontare lealmente in un campo sportivo. Quindi un torneo grazie a Caro Liotelli, che è alla sua 13ª edizione, noi vi abbiamo partecipato già da qualche anno e siamo contenti quest'anno anche alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, del Presidente della Provincia, del Presidente del CONI e dei rappresentanti della FIGC e, come dicevo, dei colleghi sindaci, di ospitare questo evento oggi qui a Poggiardo, soprattutto in un campo intitolato di un uomo, Nino De Santis, che seppe portare il Poggiardo tra il 62 e il 72, purtroppo anno in cui ci fu la sua tragica morte, in Serie D. Quindi un uomo di grande sport, un grande esempio per i più giovani, sempre attuale e nel cuore dei cittadini di Poggiardo e Vasta. Io lo voglio ricordare perché per noi è un grande orgoglio aver avuto un cittadino e un concittadino così, così importante. Grazie mille. Una bellissima giornata di sport. A te piace il calcio? Sì. E che squadra di? Italia. Per l'Italia, per la nazionale. Allora, hai cantato l'inno quando prima? Sì. Ok, grazie mille, grazie mille. Grazie a voi.